Torniamo insieme per parlare di un appuntamento che si è svolto a Roma. Il dialogo sulle migrazioni, questo è il tema promosso dall'UISG, che è un'unione internazionale delle superiori generali, dunque una realtà che parla di missione, di approfondimento, di preghiera. Noi questa mattina abbiamo in collegamento Giulia Isabel Cirillo, che è coordinatrice di un progetto specifico dell'Unione Internazionale delle superiori generali, per parlarci di questo appuntamento e più in generale di quella che è la realtà, ecco, che ha promosso questa iniziativa. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno a voi. A voi. Ecco, allora presentiamo subito la realtà. Ecco, come nasce questa unione e di cosa si occupa nello specifico? Sì, l'Unione Internazionale delle Superiori Generali, o UISG, è nata nel 1965 su ispirazione del Concilio Vaticano II ed è un'organizzazione che riunisce come membri le superiori generali delle congregazioni femminili cattoliche di tutto il mondo. In questo momento sono membri della UISG 1903 superiori generali che attraverso le loro congregazioni rappresentano oltre 600.000 suore nel mondo. L'obiettivo principale, la missione principale della UISG è quella di formare, sostenere e mettere in collegamento fra loro le congregazioni che ne sono membre, ma la UISG agisce anche come organizzazione ombrello per le suore che sono impegnate in alcune delle sfide più importanti dello sviluppo internazionale. E in questo ambito l'appuntamento che si è svolto nei giorni scorsi a Roma ha preso in esame un tema sicuramente di strettissima attualità, tra l'altro vediamo anche delle immagini che riguardano questo momento. Parliamo di migrazioni perché c'è un progetto specifico dell'UISG in questo senso? Sì, la UISG da ormai una decina d'anni a questa parte si sta organizzando fortemente per mettere in rete le suore che lavorano sui temi di sviluppo internazionale, come può essere la lotta alla persone, come può essere la lotta al degrado sociale e come ovviamente la migrazione. Quindi alla UISG esiste una rete internazionale migranti e rifugiati e poi esiste un progetto di advocacy, una parola difficile da tradurre in italiano, ma riguarda comunque, diciamo, lo sforzo sensibilizzare l'impatto sociale. Il progetto si chiama Sisters Advocacy and Programming, Suore Advocacy Sociale, è il progetto che io ho alla UISG dal 2020, è il progetto che proprio in questo tipo di attività, cioè nelle attività di partenariato e di dialogo sul, diciamo, loro lavoro per quanto riguarda temi come quello della migrazione. Ecco, di cosa si è parlato, o meglio, quali sono stati i contributi che hanno arricchito questo dialogo? Il dialogo è stato ricchissimo di contributi da una serie di diciamo, rappresentanti istituzionali sia del mondo vaticano che del mondo dello sviluppo internazionale. Erano presenti la OIM, l'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni, erano presenti Save the Children, Medici Senza Frontiere, e, erano presenti in dialogo con partner di questo tipo, oltre che con giornalisti e accademici, suore sia in rappresentanza istituzionale della UISG che in rappresentanza di progetti locali che accompagnano migranti, quindi progetti sul campo che hanno condiviso esperienze forti, dirette e veramente insomma, di grande impatto emotivo, oltre che di grande interesse ovviamente. I tre temi principali della giornata sono stati le cause della migrazione in un'economia globale, quindi con uno sguardo, diciamo, alle dinamiche d'origine della migrazione, poi il diritto all'assistenza umanitaria e i diritti umani, e infine la questione che riguarda lo sviluppo umano integrale e la coesione sociale. Ecco, temi sicuramente attuali, dicevamo, sui quali la Chiesa ha tanto da dire, sempre, ecco, pone l'accento sulla priorità di determinate tematiche. Lei è coordinatrice di questo progetto, ecco, quali sono le prospettive per il futuro, quali gli altri ambiti che andrete a toccare?
Allora, le prospettive per il futuro riguardano innanzitutto il primo forum sull'advocacy della WISG che si terrà ad ottobre, il 23-24 ottobre, e che raccoglierà in maniera interdisciplinare il lavoro che la rete WISG sta facendo su temi che includeranno ambiente e migrazione, i due temi su cui abbiamo focalizzato i dialoghi tematici di quest'anno, ma che sicuramente spazieranno su altri temi quali per esempio la salute, sicuramente la lotta alla tratta di persone e sicuramente temi anche che riguardano l'educazione, un ambito importantissimo insomma per le suore nel mondo. E il futuro del progetto va avanti con questa duplice visione: da una parte rafforzare internamente e quindi anche rafforzare, come dire, le capacità e rafforzare le potenzialità della rete, e dall'altra parte metterci sempre di più in collegamento con alleati, partner, con chi la pensa come noi, con tutte le persone di buona volontà, come spesso diciamo, nella coscienza che solamente facendo rete, sia internamente che esternamente, potremo avere un impatto su questi temi tanto attuali. Ecco, fare rete ci collega a questo aspetto che poi è basilare nell'opera, nella missione di questa realtà, la comunione. Missione, comunione e spiritualità sono i tre ambiti specifici dell'UISG, e questi temi sicuramente vengono, come dire, toccati e visti, letti per meglio dire, da questa prospettiva. Sì, assolutamente, e noi sappiamo che il forum advocacy per esempio avverrà durante il sinodo, e questa è una scelta che facciamo anche per insomma fare una dichiarazione sulla visione che abbiamo, no? Per il lavoro che si fa insieme, e una dichiarazione sulle modalità del lavoro oltre che sul contenuto. Sicuramente diciamo che noi sappiamo che il contributo maggiore, il contributo veramente unico e importante che come organizzazione che rappresenta le Suore del Mondo possiamo portare alla comunità dello sviluppo internazionale è quello di essere fortemente radicate in una visione spirituale, oltre che tecnica, in una visione che riguarda la sacralità della dignità umana e della nostra casa comune. Noi sappiamo e crediamo che ognuno lavori al meglio quando porta alla collettività quello che veramente lo diversifica e lo distingue no? A livello proprio. E quindi questa è la nostra visione per il lavoro poi in partenariato in rete. E questi sono temi che sicuramente ci sono cari e sui quali ovviamente avremo la possibilità di tornare anche tramite l'esperienza di questa bella realtà che lei rappresenta. Grazie davvero di cuore e buon lavoro, a presto. Grazie a voi, a presto.